Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui ancora in compagnia con l'ausilio del mio caro Antonio. Del buon Antonio, del mio caro fratellino. Buon Antonio, oggi che abbiamo fatto? Schifo. Ma io ti dico che abbiamo fatto, nel senso che mi devi dire, abbiamo vinto 3-1 col Cagliari in testa. Vabbè, se pensavo abbiamo fatto schifo comunque. Abbiamo fatto schifo. Perché noi dobbiamo vincere col Porto, non col Cagliari. Aspetta, dobbiamo vincere tutte e due. Vabbè, è vero, ma siamo... è bravo che te ne sei reso. Tempo. Allora, no, io nei video di Formula 1 quando faccio gli spiego faccio. E poi tu non vieni mai ai video di Formula 1 e vabbè, poi ci guarderemo. Poi me la paghi, la pena. Vaffanculo. Poi ci guarderemo le gare insieme, anche sì, in Formula 1 magari. Ci muovono suono, ma comunque. Il problema di guardare le gare di Formula 1 è quello. Comunque, ragazzi, partiamo con un discorso molto molto semplice che è Cristiano Ronaldo. Un coglione. Vabbè, in breve ve lo spiego questa gara da buon Antonio. Poi tecnicamente lo spiego io. Lui è la parte ironica, ragazzi. Io sono la parte Ronaldo. Tecnica. Ronaldo. Ha rotto il cazzo perché fa tripletta col Cagliari e non segna manco un gol col Porto. In breve è questo. Quindi ti aspetti una zanzara? Ti no, aspetti no, più... mi aspetto. Ti aspetti più gol nelle partite più importanti? Certo. Ok, da Cristiano Ronaldo. Forza giù. Perché Milan-Juve chi ha segnato? Nelle partite importanti parlo. Vediamo se ti ricordi. Milan-Juve chi ha segnato? Chiesa. Bravo, doppietta. Juve-Porto chi ha segnato? Chiesa. Doppietta. E anche all'andata gol. Inter-Juve in campionato o no in Coppa Italia? In campionato? Inter-Juve? Vabbè, mi sarà Ronaldo. No, nessuno. Abbiamo preso 2-0, se non ti ricordi. No, aspetta. Cioè, quella che ha segnato Ronaldo è Coppa cazzo, Italia. Quella è Coppa Italia. Doppietta Ronaldo. Ronaldo finora gol decisivi. Gol in Supercoppa, leggermente a culo, però è sempre un gol. Però comunque lo contiamo. Il gol decisivo di Ronaldo. Gol in Supercoppa. La doppietta alla Roma, comunque che alla fine è stato un pareggio, è il gol che ha aperto le danze con la Roma, però a parte la Roma ragazzi, se noi andiamo a vedere Milan non ha fatto nulla, Inter non ha fatto nulla, Napoli non ha fatto nulla, Napoli parlo di campionato, in campionato Ronaldo contro le big si gratta i coglioni, ha semplicemente fatto il gol con la Lazio e il gol con la Roma, per il resto si gratta un po' i coglioni, in Champions League ha fatto la doppietta al Barcellona su rigore, della serie che anche il buon Antonio poteva segnare, io non è che ce l'ho con Ronaldo ragazzi, però che lui mi fa l'esultanza polemica, Ronaldo mio inizia a farmi qualche gol decisivo quest'anno, perché insomma col Porto troppe gare dove ti sei assentato, voglio dire il Porto ti sei assentato andata e ritorno, sono due con l'Inter in campionato, col Milan in campionato, nonostante col Milan ce l'hanno decisa Chiesa e Dybala, col Napoli in campionato che ragazzi diventano sono un po' troppe, se mi mettete le partite dove Ronaldo si è un po' grattato, no? Insomma se permettete il termine e se permettete di facciamo Obelix. Fabio Muzzonigro, ciao Fabio, ora mi dai il copyright. Per quanto riguarda la partita di oggi, oggi era importante vincere come tutte le altre partite perché noi ci chiamiamo sempre morale, esattamente perché dobbiamo vincere lo scudetto, fa morale. Lo dici come se fosse perché dobbiamo vincere lo scudetto. 10 punti li recuperi tu all'Inter, vabbè tu dici basta fare più 10 se non si può fare, non è niente. Allora, tenete conto che ragazzi sono 4 se consideriamo la partita in meno con Napoli, quindi da 10 diventano 7 e lo scontro diretto che diventano 4, quindi magari non sono così tanti, già l'Inter sono già un po' di partite che rischia di perdere perché tra Atalanta e Torino ragazzi non ditemi che l'Inter non ha avuto un po' di culo, sicuro. Quando vediamo l'Inter dobbiamo buffare che si infortuna Lukaku. Quando si infortuna Lukaku, abbiamo vinto lo scudetto. Effettivamente, esattamente così, perché poi lo schema dell'Inter è fisso, ragazzi. L'Inter la portano avanti Hakimi, Lukaku. Quindi, insomma, Lautaro è un po' a fasi alterne. Preferisco sinceramente più Sanchez. Da Lautaro, nonostante ha fatto 14 gol, mi aspettavo leggermente qualcosa in più quest'anno, nonostante oggi ha fatto il gol decisivo. Ma comunque assist di Sanchez. Vabbè, comunque sono 3 vittorie di fila, Spezia, Lazio e Cagliari, 3 vittorie dove hai fatto 3 gol, 4 partite su 5 dove riesci a fare 3 gol, anzi, tra tutte le competizioni sono 5 partite su 6 dove fai 3 gol, quindi un'ottima media, considerato che a partita ne fai 2, alla faccia di chi dice il problema era l'attacco, ragazzi, alla fine a giro un po' tutti segnano, anche se oggi ha fatto di quello Ronaldo, che ragazzi, io gli faccio i complimenti, soprattutto il terzo gol, è stato un bel gol, ragazzi, poi l'altro, vabbè, il rigore... Il primo gol, come l'ha fatto il primo gol? Non mi ricordo. Dimmi l'assist che sarà, mi ricordo. Mi sa... Addo. Il gol di Ronaldo oggi. Il terzo con assist di Chiesa l'ha fatto col mancino. Il primo gol... Con Quadrato. Ah, Quadrato, sì, colpo di testa con assist di Quadrato. Sì. Quadrato? No, cioè,
15 assist quest'anno, è incredibile. 6 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Supercoppa e 2 rigori procurati. Ragazzi, ma quest'anno Cuadrado che ha? Una bestia veramente pura, allo stato più puro che esista. Grande Cuadrado, veramente quest'anno un punto fermo dalla Juve. Se non mi sbaglio, era dei tempi di Pjanic che uno non faceva 15 assist in stagione, da Pjanic del primo anno. Ma anche considerato che dobbiamo ancora finire la stagione, sicuramente farà, secondo me, altri assist. Alessandro Infortunato, qualcosa da dire? Abbiamo Bernardeschi. Giusto. Abbiamo Bernardeschi, però ragazzi, incredibile come a giro si rompono un po' tutti. All'Inter non se ne rompe uno. Eriksen si è rotto, già aveva recuperato oggi. Entra e fa l'assist al gol al fatto del calcio di rigore. Cioè, veramente una cosa incredibile, eh. Vidal, capirai come quanto stava facendo bene. Se non si infortunano Hakimi, Lukaku, Lautaro, l'Inter continua a campare, perché in attacco pure loro sono contati. È inutile che la Juve dite 3 punte per 2 ruoli, che sono Dybala, Morata e Ronaldo. Se si rompono tutti è normale che sono pochi. L'Inter pure ne ha 3, Sanchez, Lautaro e Lukaku. Provate a togliermene uno, che cazzo. Il quarto dell'Inter chi è? Pinamonti, che non gioca mai. Raga, provate a togliermi all'Inter Lukaku, Lautaro, Sanchez. Poi parliamo di mercato sbagliato, con tutto il rispetto, eh. Come l'abbiamo sbagliato noi, non l'ha sbagliato loro. Loro hanno avuto più culo, con tutto il rispetto, eh. Dimmi se sbaglio. Giusto. Ora speriamo che l'Inter prenda punti, perché dobbiamo sperare solo in loro. No, si spera. Dobbiamo gufare. Qualche parolina te la lascio dire su Morata? Come un coglione. Oh, mi sei tappato a calcio. Ah, ora capisco. Però hai Vlahovic, che te lamenti, hai Vlahovic. Dai, Vlahovic, Berardi, Caprari, se siete acquisti azzeccati. Che poi hai preso Dybala e Morata, vabbè. Che poi Morata ha fatto comunque 6 gol e 7 assist in campionato, li ha fatti, però Vlahovic. Cosa ha fatto? Vlahovic l'hai presa all'asta di riparazione ed ha fatto già 7 gol. Mamma mia, incredibile. Va bene ragazzi, detto questo il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto dimmi da lasciare un mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo, se sei d'accordo con me, se con noi. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirci su Instagram, da Mauno Sport 07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!